Podcast. "38 morti, 3.234 feriti, 533 violenze sessuali. A carico dell'esercito e dei carabineros, 551 accuse di tortura, 660 per violenza non necessaria, 2.232 per coercizione illegittima e 8 per morte per azione statale. Le proteste represse in maniera brutale, il coprifuoco e la legge marziale. I militari per la strada sparano ad altezza uomo. Il golpe è finito, sepolto da anni, ma la situazione oggi sembra essere la stessa. Cosa sta succedendo?" Golpe, 50 anni di Cile. Presente e passato di un paese straordinario e complesso. Un podcast di Ludovico Manzoni. Quel che resta. Ci troviamo a Santiago del Cile, nell'ottobre 2019, e stanno per partire le proteste più partecipate della storia del paese. Sono cominciate quasi per caso. Il governo ha aumentato il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici nella regione di Santiago di 30 pesos, pochi centesimi di euro. Possono sembrare pochi, ma in un paese con profonde diseguaglianze sociali e un alto costo della vita, sono abbastanza per scatenare delle proteste. Soprattutto se questo aumento viene imposto in maniera arrogante, senza spiegazione né dialogo. Ce lo racconta José Tomás Seric, studente cileno. Questo è successo anche con il ministro di economia, che un giorno in quell'anno stava cominciando un po' il tema dell'inflazione, che Cile dagli anni 90 aveva un'inflazione annuale del 2-3%, e gli chiedono un giorno un giornalista, dice: "Ministro, che il prezzo, il costo di tanti prodotti sta aumentando, anche del trasporto pubblico", e lui va e dice: "No, ma la gente può svegliarsi un'ora prima, e si sveglia un'ora prima, esce da casa alle 5:30 mattino, prende la tariffa più bassa che c'è nel metro a Santiago". E questo è stata una dichiarazione che ha fatto a tutto il mondo rendersi conto del tipo di gente che c'era al governo Piñera. Così le proteste si scatenano. Il governo le reprime immediatamente, scagliando la polizia contro i manifestanti. Ma questa linea dura ottiene un unico effetto, quello di aumentare la dimensione delle manifestazioni, con decine di migliaia di persone in piazza contro il governo, e una situazione sempre più tesa. Per sapere cosa succedeva in quei giorni e capire perché le proteste si sono allargate tanto, abbiamo parlato con Francesco Mapelli, diplomatico, che nel 2019 era parte della rappresentanza diplomatica dell'Unione Europea in Cile. Tutto quello che ho visto, quello che vi racconterò, tutto questo è frutto delle mie opinioni personali, quello che ho visto, e non rappresenta naturalmente una posizione ufficiale dell'Unione Europea per cui stavo lavorando, questo ci tengo a dirlo. Le proteste nascono in sordina, ovvero sia c'è questo viene annunciato questo incremento tecnico del biglietto della metropolitana di Santiago. Il biglietto tra le 6 e le 9 del mattino, quindi quando tutte le persone vanno a lavorare o quando le persone vanno a scuola, costa di più, e questo prezzo viene incrementato. Gli studenti del liceo cominciano un movimento per evadere il biglietto, fare una evasione massiva. E quindi, quasi per gioco, sulle varie chat, sui vari social, decidono di trovarsi in alcune stazioni della metropolitana per poi saltare tutti insieme il tornello. E questo nasce come una sorta di gioco, quasi come una sorta di ribellione giovanile. I movimenti studenteschi in Cile sono sempre stati molto, molto presenti, molto forti. E per tutta una settimana, appunto, si vede che queste iniziative aumentano sempre di più. Successivamente si vede come
anche altri gruppi più giovani, più precari, cominciano ad ascendere in piazza per un qualcosa che va oltre, diciamo, il mero incremento del prezzo del biglietto della metropolitana, ma comincia a trasformarsi in un discontento sociale per quello che è sostanzialmente stato il modello cileno, che è stato sviluppato dalla dittatura di Pinochet, quindi dal 73, dall'11 settembre 73 fino alla fine negli anni 90. Quindi un sistema neoliberale che fa sì che le persone lavorino moltissimo per ricevere in cambio degli stipendi bassi, è un sistema che sostanzialmente non aiuta il cittadino, non è dalla parte del cittadino, ma bensì dalla parte dei pochi. Il Cile è uno dei paesi dove quasi tutta la vita delle persone è tutto estremamente privatizzato, dall'educazione alla salute, anche addirittura all'acqua. E quindi un paese che è un paese meraviglioso, ma dove è molto difficile vivere, e dove è molto difficile, dove l'ascensore sociale sostanzialmente non funziona. E quindi se sei nato povero, è molto probabile che tu rimanga povero; se sei nato ricco, probabile che tu diventi ricco. E questa è una cosa che io personalmente avevo molto notato, avevo già avuto altre esperienze in America Latina, ma quanto fosse duro, aspro, anche vivere la città, che appunto non era nemmeno economica per quanto appunto quello che era lo stipendio medio, quanto fosse appunto complicato. La risposta del presidente conservatore Sebastián Piñera, fratello di José Piñera, uno dei massimi dirigenti del pinochetismo, è durissima. Invoca lo stato di emergenza e per la prima volta, dalla fine della dittatura, manda l'esercito per le strade a reprimere i cittadini. Parliamo ancora con Francesco Mapelli, che continua a ricordarci come si viveva nella città in quel clima di terrore. Il governo chiude la metropolitana e il ministro degli interni, che è una figura molto importante in Cile, decreta sostanzialmente questa ley de seguridad nacional, quindi legge di sicurezza nazionale, che permette alla polizia di avere maggiori poteri per reprimere le proteste. E quindi, in un certo senso, il governo fin da subito non vuole dialogare, non cerca il dialogo, non cerca di capire le ragioni di questa protesta. E il 18 di ottobre, mi ricordo molto bene, appunto le prime proteste iniziano in piazza, e poi con il calare della sera, con già vari effettivi di polizia già schierati in tutta la città, cominciano degli scontri violenti. Quindi la situazione diventa sempre più tesa. L'esercito è in piazza, carabinieri sparano ai manifestanti e colpiscono anche chi protesta in modo pacifico. Io in Cile ho vissuto e studiato a Viña del Mar e sono rimasto in contatto con i miei compagni della Juventude Socialista, con cui andavo in piazza a manifestare per le condizioni degli studenti e dei lavoratori. Per mesi hanno continuato a protestare pacificamente. C'è chi è stato manganellato dalla polizia, chi è stato colpito dai lacrimogeni e chi è finito in ospedale con le costole rotte dai proiettili di gomma della polizia. Ad altri è andata peggio. Centinaia di persone hanno perso un occhio. Altrettanti accusano l'esercito di essere stati portati nelle caserme e torturati, come ai tempi della dittatura. E c'è chi ha perso la vita ucciso dalla polizia. Ma ascoltiamo qualche testimonianza diretta di quelle violenze, come quella di Camilla Roveri, studentessa italiana che in quegli anni viveva in Cile e si era unita in modo pacifico alle proteste, che ci racconta la brutale repressione che ha subito dalla polizia. Tu devi avere paura, cioè io avevo paura dei gruppi di polizia, dei gruppi di carabinieri, dei gruppi militari. Quando manifestavi, tu manifestavi in maniera pacifica, però vedevi i momenti in cui c'era una repressione che era esagerata rispetto alla manifestazione pacifica che si stava realizzando, molto spesso ti chiedevi, cioè, perché mi lanci un lacrimogeno? Perché mi lanci un gas al peperoncino? Perché mi stai lanciando mi stai tirando acqua con un cannone? Non sto facendo niente se non che manifestare il mio discontento. E quello per me è stato veramente molto forte da accettare. E io mi ricordo che un giorno eravamo tutti seduti lì tranquillamente e arriva un camion mi ricordo fossero carabinieri o erano militari, e iniziano a, senza avvisare, senza dire niente, iniziano a lanciare lacrimogena.
e poi lacrimogena, non, molto spesso era talmente tanto forte che dubitavi del fatto che fosse una lacrimogena e fosse gas al peperoncino, che poi infatti si è dimostrato che molto spesso si è utilizzato questo. E noi eravamo seduti, mi ricordo che eravamo seduti, e ti vedi che si scendono e iniziano a sparare questi botti di lacrimogena addosso, cioè direttamente alle persone. Noi iniziamo a correre e ci siamo nascosti esattamente dietro dove finisce questo giardinetto, che c'è una piccola strada. Il problema è che ci siamo resi conto che era una strada senza salita, senza uscita, e iniziano a rincorrerci i due o tre carabinieri che erano rimasti lì. E io mi ricordo che avevamo corso, siamo riusciti a, diciamo, a sfuggirli. Mentre mi sono fermata, un amico mi dice: ma ti hanno sparato? E io facevo: no, cioè no, io ero super, cioè, sai, con un sacco di adrenalina, e mi giro e avevo la maglia bucata e mi si era tipo incrostato sulla schiena un pensile di gomma, che ovviamente fuori era di gomma ma dentro era di metallo, e non ho sanguinato, non ho sesso niente, però sì, mi è rimasto tipo mi era uscito un livido veramente grossissimo. E solo dopo avevo preso, cioè, tipo, ho detto: oddio, mi hanno sparato, cioè, oddio, è grave, cosa ho fatto di male, non ho fatto niente. Ti potevano sparare addosso, picchiare, arrestare, senza nessun motivo. Potevi addirittura rimanere accecato o ucciso. Questo lo ricordano Joseto, all'epoca studente, e Francesco Mapelli. A tanti giovani le hanno questi dove sparavano, poi li arrivava negli occhi, e c'è stato un caso molto emblematico di un giovane che si chiamava Gustavo, non mi ricordo il cognome in questo momento, ma lui ha perso la visione di due occhi in una manifestazione. Lui era un studente nell'Università di Cile. E lui ha perso la visione di due occhi per partecipare a una manifestazione in Piazza Baquedano a Santiago, dove ti dico che ci sono state 2 milioni di persone. Anche come lui ci sono stati anche dei morti alle manifestazioni, circa 20 o 30, che quello mai aveva successo al nostro paese, di tornare a vedere gente uccisa alle strade. Quello fu gravissimo. Quelli che poi hanno represso moltissimo le proteste sono stati i carabinieri, perché appunto sono quelli preposti al mantenimento dell'ordine pubblico. E quindi già dal 19-20 di ottobre cominciano appunto a rispondere in maniera propositata, appunto, e non sto parlando solamente di rilancio di gas lacrimogeni, ma anche appunto di utilizzo di proiettili di gomma e tutta una serie di cariche di brutalità, che viene poi tutta documentato. C'era il bollettino dell'Istituto Nazionale dei Diritti Umani, che appunto ogni giorno veniva aggiornato con il conto delle persone che avevano perso la vista, banalmente. E questo appunto in una situazione sempre più di scontro. Ma questo non basta. Il governo prende una decisione senza precedenti nella storia della democrazia cilena. Impone il coprifuoco in tutto il paese e dispiega l'esercito nelle strade per farlo rispettare. È sempre Francesco Mapelli a riportarci quei fatti. Ci sono le proteste, quindi il primo giorno c'è il grande shock, il secondo giorno non si capisce bene che cosa stesse succedendo, e però le proteste poi ricominciano, e cominciano anche tutte le varie manifestazioni, che sono sempre più partecipate da parte di ampie fette della popolazione. Il governo appunto decreta lo stato di emergenza e soprattutto decreta anche il coprifuoco, e viene decretato un coprifuoco per la prima volta dalla fine della dittatura. Ora, so che il coprifuoco 4 anni dopo, con il Covid, ci siamo tutti un poco abituati, no, all'idea di un coprifuoco, ma mi ricordo appunto la prima sera di essere quasi scioccato, no, di dover rimanere a casa. Ed è anche il motivo per cui c'era questo cacerolazzo, si chiama, cioè quando le persone che non possono uscire manifestano il loro disappunto attraverso la loro pentola di metallo. Il
A questo punto, il presidente Sebastián Piñera perde completamente il controllo della situazione. Le proteste si sono estese a tutto il paese. Milioni di cileni sono scesi in piazza, da Valparaíso ad Antofagasta, fino alla Patagonia, chiedendo le dimissioni del governo e un cambiamento completo del sistema. Io sono sempre stato molto cauto, naturalmente, nell'approcciare la protesta alla piazza, perché l'ho sempre vissuta come un fenomeno storico di cui mi sentivo testimone privilegiato, però mi sentivo un testimone. La prima settimana, appunto, quella dove ci sono state le manifestazioni più grandi, e sostanzialmente che poi si conclude con il 25 di ottobre, quindi il venerdì, dove c'è la marcia más grande del Cile, in cui 3 milioni di persone vanno a Santiago e si trovano appunto questo fiume immenso di persone. Io mi ricordo di non aver mai vissuto una situazione del genere. Si stima che anche nelle altre città del paese sostanzialmente ci fossero un totale di 6 milioni di persone in piazza a manifestare, quindi stiamo parlando di un terzo del paese, che è incredibile, come se 20 milioni di italiani fossero in piazza contemporaneamente nello stesso giorno. Quindi questo è un po' l'apice, lì si segna un po' un punto in cui si dice ok, il paese vuole cambiare, il governo ammette finalmente che è tempo di cambiare, quindi viene sollevato lo stato di emergenza, quindi i militari ritornano nelle caserme e comincia ad avviarsi quello che poi sarà il processo della Costituente, quindi il processo che porterà ad un cambio della Costituzione che è ancora in corso. Come avete sentito dalle parole di Francesco, le ragioni delle mobilitazioni sono profonde e vengono da lontano. Il Cile è un paese neoliberista, con enormi diseguaglianze, dove il retaggio degli anni di Pinochet non è mai finito. La sanità è privata, il sistema pensionistico è completamente privato, l'istruzione universitaria è per la gran parte privata. Le farmacie, le telecomunicazioni, i supermercati sono in mano ad oligopoli di aziende straniere. Il salario minimo è inferiore ai 400 euro mensili, la pensione minima ai 150 euro. Il governo di Piñera, che oltre a essere il presidente del Cile, è un imprenditore miliardario, tra i più ricchi del paese, ha privatizzato anche l'acqua. José Piñera, il fratello del presidente, fu ministro del lavoro e della previdenza sociale durante la dittatura. È lui il principale architetto della completa privatizzazione del sistema pensionistico cileno. Lo sgomento nel paese è sempre più grande, anche perché la repressione non si consuma solo a Santiago, ma anche nelle zone rurali. Ce lo racconta Camilla Roveri, che nel frattempo ha deciso di spostarsi verso le campagne cilene. Con alcuni amici dopo avevamo deciso di andare da Santiago, di andare in un'altra città, che era un po' più piccolina, che era Talca, che è nella settima regione, quindi è una zona, diciamo, di transito tra il centro e il sud, per cercare di stare più tranquilli, perché un nostro amico aveva la casa lì, quindi insomma ci ha ospitato, però anche lì è stato... Insomma, la situazione è stata veramente pesante, anche lì, sebbene fosse una città più piccola. Il problema è che era tutto ridimensionato. Questa città, Talca, è fatta a quadricola, più o meno tipo New York o tipo Barcellona, ok? È molto più piccola. Però, esempio, lì la polizia, quello che faceva, o i carabinieri, bloccavano, cioè ti prendevano la sprovvista bloccando di tutte le uscite. E quindi lì iniziavano a sparare, iniziavano a lanciare lacrimogeno e arrestavano sommariamente le persone. Io non ho mai visto di atti di torture, però sì, diciamo, tra alcuni, cioè ho sentito testimonianze di torture o comunque di una violenza spropositata anche nel momento di arrestare le persone. Dopo mesi di proteste diffuse in tutto il paese, le più grandi della storia del Cile, e dopo aver affrontato una violentissima repressione governativa che ha lasciato 36 morti, decine di migliaia di feriti e arrestati tra i manifestanti, centinaia di accuse di stupro e varie inchieste internazionali per violazione dei diritti umani nei confronti della polizia e dell'esercito, il popolo cileno sembra aver avuto la meglio. 8 ministri sono dovuti dimettere, tra cui quello dell'interno. Il governo ha dovuto ritirare l'esercito, annullare il coprifuoco e fare alcune concessioni economiche. Ma soprattutto ha consentito alla richiesta dell'opposizione di centrosinistra di indire un referendum costituzionale per convocare un'assemblea costituente che riscriva la Costituzione del 1980, quella redatta sotto la dittatura di Pinochet.
affinché vengano eliminati i poteri speciali del governo ereditati dalla dittatura, tra cui quello di invocare lo stato di assedio e di spiegare l'esercito per le strade a imporre un coprifuoco, e per rivedere l'intero sistema economico dello Stato. La vittoria politica dei manifestanti fu innegabile e porterà al successo di Gabriel Boric l'anno seguente. Ma non è finita qui. La storia in Cile resta complicata. L'Assemblea Costituente, partita in modo roboante, con il referendum per la sua convocazione, approvato dall'80% dei cileni, è poi fallita. La proposta di nuova Costituzione, elaborata dai delegati eletti, è stata respinta, dopo una violenta campagna mediatica contro le riforme. Questa volontà di cambiamento deriva dall'unicità di quello che è successo in Cile. Il Cile oggi è un paese moderno, ricco, occidentale. È il modello del Sud America, è il paese considerato più stabile, più prospero, più affidabile. Eppure ha avuto una violenza pervasiva, improvvisa, che ha sconvolto la vita civile della società. Diritti che consideravano acquisiti, libertà, tutte spazzate via nel giro di un mese. Come si è arrivati a questo punto? Poteva succedere a noi, poteva succedere a chiunque. Miei coetanei, studenti delle superiori, normali ragazzi, si sono trovati ad affrontare la brutalità dello Stato. Questa violenza non nasce all'improvviso. I semi di questa repressione, della violenza e delle tensioni sociali, del Cile, crescono da anni. Ricordo perfettamente quegli episodi durante la mia permanenza in Cile. Nel 2018 ero a Valparaíso. Partecipai a una manifestazione contro l'inquinamento delle potentissime compagnie minerarie nelle zone limitrofe della costa. Uno dei leader di questa manifestazione era Alejandro Castro, un giovane pescatore e dirigente sindacale. Per il suo impegno era stato più volte minacciato di morte. Alla manifestazione c'erano più di 5.000 persone, molti giovani. Fu pacifica e partecipata. Il mattino seguente Alejandro è stato trovato morto impiccato, lontano da casa sua, alla stazione della metropolitana. Non ci sono state indagini. Non è stato l'unico episodio. Capitava spesso di sentire della sparizione di qualche leader della comunità indigena, i Mapuche, magari dopo un incontro con la polizia. Questa violenza, questa ombra sullo Stato cileno, deriva dagli anni della dittatura. Deriva dalle sue leggi, che ancora sono rimaste nella Costituzione del paese. Deriva dalla formazione dell'esercito e delle forze di polizia, che spesso mantengono quell'impostazione repressiva. Le ferite non si sono ancora rimarginate. 50 anni dopo, il Cile resta un paese profondamente segnato da quel momento e dai 17 anni di dittatura seguente. E per quanto Pinochet sia stato deposto nel 1990 con un pacifico referendum, è stato un momento di gioia e speranza, ma i danni che ha fatto al paese ancora restano. Un'estrema applicazione delle teorie neoliberiste ha portato a privatizzazioni selvagge, un gap tra ricchi e poveri immenso, e un sistema che si regge sulla ricchezza privata e la scarsità di risorse pubbliche. Oggi in Cile la tensione è enorme. I partiti tradizionali sono stati quasi spazzati via. Sinistra movimentista ed estrema destra si contendono la leadership del paese. Del processo costituente non si intravede la fine. Ma una cosa è chiara: il Cile vuole cambiare. E quindi, cosa resta 50 anni dopo del sogno di Allende? Yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Resta la speranza di un futuro migliore. Restano le centinaia di migliaia di cileni che ogni anno scendono in piazza a commemorarlo. Restano le canzoni. Resta l'ispirazione che ha dato al mondo per una società democratica, socialista e più giusta. Resta l'esempio di dignità e resistenza contro la violenza fascista. Restiamo noi, che il suo sogno vogliamo ancora sognarlo.
Golpe, 50 anni di Cile. Un podcast scritto da Ludovico Manzoni a cura di Valentina Tosoni e Marco Maisano. Per Accenture Mediatech, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono Giacomo Aloisi e Marco Nardi. Una produzione One Podcast per HuffPost.